In questo video ti farò vedere come applicare un fraseggio lineare e svilupparlo sia come groove che appunto come fill e fraseggio sul set. Allora prendiamo un fraseggio abbastanza semplice che svilupperemo tutto in sedicesimi. Questo fraseggio è composto da quattro gruppi di note. Primo gruppo composto da 5 note, un gruppo da 6 note, una nota singola che in questo caso comunque lo consideriamo come singolo gruppo, un gruppo da 4 note. Vediamoli singolarmente. Quintina che viene sviluppata utilizzando i primi tre colpi singoli e gli ultimi due con un doppio colpo. Sestina, che non è altro che un paradiddle diddle, due colpi singoli e due doppi. Colpo singolo, che chiaramente è un colpo solo. E la nostra quartina sviluppata come paradiddle. Applichiamo tutti questi gruppi e sviluppiamo un fraseggio completo. All'inizio lo sviluppiamo e lo suoniamo sul rullante, dopodiché verrà spostato appunto sul set. Spostandolo sul set abbiamo già il nostro fill, quindi il nostro fraseggio sviluppato sui tom. In questo caso è in ordine, poi a seconda di come giriamo le mani, ma potete svilupparlo in qualsiasi modo. Potete anche sostituire vari tamburi utilizzando i crash, i piatti e aggiungendo la cassa, quindi avete varie possibilità per svilupparlo. Ci resta che sviluppare il nostro fraseggio come se fosse un groove. La diteggiatura non cambia, quindi dobbiamo svilupparlo e dare un senso a questo groove. In questo caso possiamo anche spostare gli accenti per poter accentuare appunto il rullante quando serve. Anche qui io lo ho sviluppato con dei colpi di cassa che a piacere potete spostare e quindi personalizzarlo anche un po'. Non ci resta che svilupparlo sul set come fraseggio. Uno l'abbiamo già visto che è un fraseggio semplice e lineare. Possiamo anche svilupparlo mantenendo i gruppi che abbiamo visto all'inizio e suonare ogni singolo gruppo in un quarto. In questo caso avremo sul primo quarto una quintina, sul secondo quarto una sestina, sul terzo quarto il nostro quarto, quindi colpo singolo, e quattro note, quindi una quartina, sull'ultimo quarto. Questa appunto è un'idea per sviluppare e appunto creare qualcosa di personale. Se vi è piaciuto questo sistema, non dovete fare altro che trascrivervi appunto dei gruppi per poi svilupparli in questo modo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e mettete un like a questo video. Ci si vede al prossimo video. Buon groove e buon divertimento. Ciao!